Siamo con Franco Lista. Franco, Guido Sacerdoti, pittore, medico e tanto altro ancora. Sì, tanto altro ancora, come state ricordato oggi, la figura poliedrica è convergente, devo dire, convergente su una finalità comune a questi vari campi. La finalità è quella della mettere forma alle cose, dar forma alle cose. La pittura, la musica, la scrittura, la parola. Noi proietteremo poi a fine di questa mostra un documentario che mette assieme più cose. Be Out, realizzato su quella grande decorazione di alcune centinaia di metri quadrati, sì, che fece in questo locale di tendenza di via Mazzoni scomparso. E prima ancora che scomparissero le pitture, con Nino Ruio andammo, con Marcella la moglie, con mia moglie Elena Saponara, andammo a filmare, a commentare, e fu una qualcosa di emozionante. La discoteca affrescata, esatto, parli della discoteca degli anni 90, sì, ricordo una, bene. Sì, 10 anni fa, più di 10 anni fa, insomma, un decennio fa. E, decorazione di cui resta solo questa traccia un po' fortuita da documentario da cronaca filmata di guerra, no? Sì. È una cosa straordinaria. Quindi il 22 proietteremo, presenterò io questo documentario, possiamo dire, sul documento, molto interessante, dura una quarantina di minuti, e che ha un ulteriore interesse perché rappresenta i maestri putativi, i maestri con cui teniamo un rapporto di pittura, parliamo di pittura, teniamo un rapporto diretto, che vanno da Cézanne a Crevac, c'è tutto il firmamento dei pittori possibili e immaginabili, Apollo. Insomma, una antologia. Lui sosteneva che era la più grande collezione di opere dopo il Guggenheim di New York, senza ironico, non mancava mai. Sì, sì. Ed è una cosa che merita di essere rivista, e lo faremo vedere. Franco, Guido Sacerdoti, amico di Franco Lista. Sì, noi avevamo dei punti in comune, quindi c'era questa, a parte il fatto come un po' tutti siamo stati pazienti impazienti di lui, perché io sono stato curato da lui, e quindi è stata una perdita anche non secondaria sotto il profilo fisico, diciamo, della cura della persona. E l'altro elemento in comune era la pittura. La pittura, con i mezzi del tradizionale, del colore, del pennello, della tela. Cioè quella pittura che ci commuove, no? Che cosa sensibile. Quella che di concettuale. Dove di concettuale? C'è pochissimo, c'è contenuto, ma non concettualità in senso di arte contemporanea. Allora questi bei ritratti, vediamo il ritratto di Lucia Valenzi, luminoso, è una giovane, almeno con questi colori, queste pennellate che sono virgolettate, che discende proprio come per una sorta di trasmissione genetica da Carlo Lenzi, cioè, lo riconosci. Ed è un accostamento di colori interessante, molto interessante. La mostra da conto di questo, non ci sono salti, è una lunga, continua, perenne ricerca sul colore, sulle forme, è un'indagine che va al di là dell'apparenza e va nella substanza, attraverso la materia, che diventa forma espressa. Una cosa molto bella, no? È mettere su una forma, costruirla con il colore, è un atto creativo, quindi c'è qualcosa di particolarmente significativo, è un gesto creativo, il metale è sacrale. Sì, grazie Franco, grazie. Grazie a te.